Le serve aiuto. Mi dia un passaggio, sia gentile. Si figuri se non le do un passaggio. Sono rimasta senza benzina. Oh, quanto mi dispiace. Oh, sono così stanca. Bentornati in soffitta e benvenuti in questa nuova puntata che promette di essere non solo un viaggio nel tempo e nella storia delle bellissime B-movie girl del cinema italiano, ma anche un'immersione nell'anima di una donna che ha lasciato un segno nel nostro cuore. Oggi parleremo di Marisa Mell, un'attrice che ha incarnato il fascino, la sensualità, ma anche la complessità e la vulnerabilità che rendono l'essere umano un mistero affascinante. Marisa Mell non è stata solo un volto o un nome nei titoli di coda, è stata una forza della natura che ha scosso il mondo del cinema con la sua presenza luminosa. Eppure, la sua luce è stata spenta troppo presto, lasciandoci a chiederci cosa avrebbe potuto regalarci se il destino le avesse concesso più tempo su questo palcoscenico che chiamiamo vita. Ma bando alle tristezze, in questa puntata esploreremo la vita e la carriera di Marisa, ma lo faremo con una consapevolezza che va oltre il semplice intrattenimento, perché dietro ogni sorriso per la camera, dietro ogni scena memorabile, c'era una donna fatta di carne e ossa, di sogni e paure, che ha lottato per trovare il posto in un mondo spesso complicato e ingiusto. Quindi, senza ulteriori indugi, entriamo nel mondo della bellissima Marisa Mell. Se ti sei perso una puntata del podcast, non disperare, la puoi recuperare nella playlist dedicata. Ti lascio il link nella descrizione del video. Se non sei ancora iscritto alla soffitta, iscriviti per rimanere sempre sintonizzato sui miei contenuti. Perché, mi pare proprio il caso di dirlo, ne vedremo delle belle. Belle, bellissime, come la nostra Marisa Mell. Marisa Mell nasce il 24 febbraio del 1939 a Graz, in Austria, con il nome di Marlies Terez Moizzi. Fin da giovane ha un unico sogno, diventare un'attrice, ed eccola iscriversi alla prestigiosa Accademia Max Reinhardt per affinare il suo talento. Ma andiamo alle origini della sua carriera. Dopo alcuni film austriaci e tedeschi, fa il suo ingresso nel cinema internazionale con French Dressing del 1963, diretto da Ken Russell. Qui Marisa si distingue come una vera e propria pin-up, elemento centrale del film. Poi arriva il 1965 e con 50.000 sterline per tradire, Marisa si immerge nel genere spy, che diventerà quasi una seconda casa per lei. Film come Dimensione Morte, La Diabolica Spia, New York Chiama Super Drago e Obiettivo 500 milioni la consolidano come una femme fatale irresistibile. Ah, ma aspettate un momento, prima di diventare la regina del genere thriller, Marisa fa il suo debutto nel cinema italiano con Casanova 70 di Mario Monicelli nel 1965. Qui interpreta una contessa infedele e, devo dire, lascia il segno. Seguono altre commedie italiane come Che notte ragazzi e Le dolci signore, ma è con Diabolik del 1968 che raggiunge l'apice della sua carriera in Italia. Mario Bava la sceglie per interpretare la leggendaria Eva Kant e la sua bellezza fumettistica cattura immediatamente l'immaginazione del pubblico. Come potremmo parlare di Marisa Mell senza soffermarci sull'indimenticabile Eva Kant nel film Diabolik di Mario Bava? Un film che ha segnato un'epoca e che ha reso Marisa Mell un'icona pop a livello internazionale. Quello che è sorprendente in questa interpretazione è quanto Marisa sia riuscita a incarnare l'essenza stessa del personaggio di Eva, tratto dal famoso fumetto italiano. Mi basta che mi accompagni solo fino al primo motel. Tornerò a prendere l'auto domani mattina. Prego, prego, salga. Sì, ma devo prendere la valigia. Ci vado io. Non permetterei mai. Come caro e gentile. Fardi però che pesanti. Oh, per lei mi porterei sulle spalle una montagna. Lei farebbe sollevare il mondo. Eva Kant è complessa, intrigante, una femme fatale che è tanto sensuale quanto pericolosa. E Marisa Mell ha catturato ogni sfumatura di questo personaggio straordinario. È quasi come se la personalità di Marisa Mell e il personaggio di Eva Kant fossero fusi insieme in un'unica, magnifica interpretazione. Con il suo sguardo magnetico e la sua presenza scenica, Marisa Mell ha reso Eva Kant una figura indimenticabile, una donna che è sia una complice che un'eguale al mitico Diabolik.
Il fascino di Marisa Bell, come Lacant, non è solo fisico, è anche emotivo e psicologico. Lei porta una complessità al personaggio che va ben oltre la bidimensionalità, spesso associata ai personaggi femminili dei film d'azione dell'epoca. Eva Kant è intelligente, astuta e profondamente umana, e Marisa Bell interpreta tutti questi aspetti con una naturalezza disarmante. Mario Bava, il regista, aveva originariamente in mente Catherine Deneuve per il ruolo, ma quando vide Marisa Bell capì che aveva trovato la sua Eva Kant. E possiamo solo ringraziare il destino per questa scelta, perché Marisa Bell ha portato una profondità al personaggio con una performance indimenticabile. A questo punto del video però vorrei sapere anche la tua opinione, e se il video ti sta piacendo non dimenticare di farmelo sapere con un like. Certo, in mezzo a questo panorama ricco e variegato della carriera di Marisa Bell è impossibile non soffermarsi sul suo contributo al genere della commedia sexy italiana. Ah, il cinema italiano degli anni 70 e 80, un periodo florido per la commedia, ma anche un periodo che ha spesso relegato le donne a ruoli stereotipati e superficiali. Eppure Marisa Bell è riuscita a fare qualcosa di diverso. Nei suoi film, come La liceale al mare con l'amica di papà e altre commedie sexy dell'epoca, Marisa non era semplicemente un oggetto del desiderio. Le sue interpretazioni erano sempre sfaccettate, poteva essere seducente e sensuale, certo, ma anche spiritosa, intelligente e incredibilmente umana. E tu dove la trovi un'altra che ti permette di fare il Don Galeazzo? Don Galeazzo? Uè, chi è? Arcibaldo, di al signore chi è Don Galeazzo. È uno che mangia, beve e non fa un cazzo. In un genere dove le donne erano spesso ridotte a poco più di semplici oggetti di desiderio, Marisa Bell ha saputo portare una complessità e una profondità che erano tutt'altre che comuni. E cosa dire della sua presenza scenica? Quando Marisa appariva sullo schermo, era impossibile distogliere lo sguardo da lei. Nella commedia sexy all'italiana, un genere spesso criticato per la sua superficialità e il suo sessismo, Marisa Bell è stata come una boccata di aria fresca. Ha dimostrato che è possibile essere sensuali senza essere oggettivate e che è possibile essere divertenti senza essere frivole. In questo senso ha elevato il genere, portandolo a un livello che poche altre sono riuscite a raggiungere. Nel 1969 la vediamo in Una sull'altra di Lucio Fulci. E qui, amici, Marisa offre una delle sue performance più memorabili, inclusa una scena di striptease su un Harley Davidson che è pura goduria per gli occhi. Questo film è il punto di congiunzione tra la Marisa Bell degli anni 60 e la sua nuova identità degli anni 70, quella del thriller. E tra un film e l'altro, per la gioia dei fans, posa nuda per Playboy e altre riviste del settore. Ma la vita è fatta di alti e bassi. Nonostante fosse stata scelta da Vincent Minnelli per il musical Matari, il progetto fallisce miseramente, costringendo Marisa a tornare in Italia, dove si sentiva ormai a casa. Qui continua a lavorare in film come Senza via d'uscita, Del buio del terrore e Perversione, mostrando una gamma di emozioni e abilità recitative davvero notevoli. Impossibile ad esempio non menzionare la sua partecipazione in Sette orchidee macchiate di rosso. Anche se appare solo nella seconda metà del film, la sua presenza è così magnetica ad offuscare il resto del cast. E purtroppo, nonostante la sua prolificità, quasi 60 film, non ha mai ricevuto il riconoscimento che meritava. Negli anni 80 la sua presenza sul grande schermo inizia a diradarsi, poi la tragedia. Marisa ci lascia il 15 maggio del 1992 all'età di 53 anni a causa di un tumore alla gola. Questa donna straordinaria che ha incantato il pubblico con il suo talento e la sua bellezza ci ha lasciati troppo presto, stroncata da questo male incurabile. È una perdita che ancora oggi pesa sul cuore di chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla attraverso il grande schermo. La vita è un insieme di momenti, alcuni luminosi e altri oscuri, e Marisa Bell ha vissuto entrambi, con un'audacia e una passione che pochi possono vantare. Eppure la sua luce è stata spenta troppo presto, lasciando dietro di sé un grande vuoto. Ecco il crudele paradosso della vita: le stelle più luminose sono quelle che bruciano più velocemente.
Mi trovo a pensare a cosa sarebbe potuto essere, a quali altre magnifiche interpretazioni avremmo potuto assistere se la vita le avesse concesso più tempo. Ma poi mi fermo e penso che forse il suo lascito è proprio nella sua assenza, nel desiderio inappagato di più, che rende ciò che abbiamo ancora più prezioso. Marisa Mell non è stata solo un'icona del cinema, ma un simbolo di lotta e resilienza, una donna che ha affrontato gli alti e bassi della vita con grazia e dignità. La sua storia ci ricorda che la bellezza e il talento sono doni effimeri, ma l'impatto che lasciamo sulla vita degli altri è eterno. Quando penso a Marisa, immagino il suo sorriso luminoso e il suo sguardo penetrante che sembravano dire: ecco chi sono, prendere o lasciare. E noi l'abbiamo presa e continueremo a farlo, perché artiste come lei non muoiono mai veramente. Vivono nei film che hanno fatto, nei cuori che hanno toccato e nei ricordi che hanno lasciato. E cliccando sul video qui accanto potrai scoprire cosa è successo a quest'altra indimenticabile attrice.